Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Scusa? Chi hai chiamato Gorilla Ciclope? Noi, come tutti gli artisti, come tutti gli attori, quindi conosciamo le schede tecniche, però sai, quando da un'altra parte c'è chi intervista, mia mente comincia a dire abbiamo l'ospite, chiaramente, e inizia la sciovinata del... E invece ti pongo questa domanda: se dovessi descrivere chi è Elisa, come la descriveresti? Bella domanda, perché io sono molto brava a descrivermi attraverso le cose che faccio, il doppiaggio in primis, quindi cerco un po' di far capire agli altri come sono a seconda di quello che faccio, ma come posso dire, sono una ragazza che è sempre stata piena di sogni, anche troppi, rispetto a quelli che poi una persona può oggettivamente magari seguire, con una grande passione per la recitazione in generale e per l'intrattenimento, quindi i film, le serie TV, gli anime giapponesi, i videogiochi, e io ho sempre voluto fare un lavoro che c'entrasse con il settore dell'intrattenimento, perché credo sia molto, molto importante in realtà nella vita di ognuno. E quindi oggi saper di lavorare per questo settore è per me, insomma, piuttosto importante. Non so se sono stata chiara, forse un po' confusa. Sì, no. Allora, partiamo che l'attrice, sei un'attrice, con sì, una specializzazione che è il doppiaggio. Esatto. Doppiaggio e teatro sono le mie due, diciamo, specializzazioni principali. Ma come quasi per tutti i doppiatori, il teatro va molto di pari passo al doppiaggio. Intanto, quando nasce l'idea di fare teatro? E poi dopo, come nasce l'idea di poi di specializzarti anche nel doppiaggio? Allora, io sono attrice fin da piccolissima, nel senso che già da bambina recitavo, diciamo che so, in contesti molto informali, no? Tra amichetti, tra vicini di casa, facevamo tantissime recite, e anche a scuola, chiaramente, a scuola c'era tantissimo il corso di teatro, all'epoca almeno quando lo facevo io, e al che a quel punto mia madre mi costrinse, nel vero senso della parola, a frequentare un corso professionale di teatro e mi ha iscritto che avrò avuto 13 anni più o meno, facevo le scuole medie, quindi sì, diciamo quell'età lì. Ovviamente la odiai fortemente per questa cosa, perché mi sentivo costretta, capito? Ma in realtà è stata un'ottima scelta da parte sua, perché è stato amore subito, cioè io da lì poi non ho mai più smesso di fare teatro, nemmeno quando facevo le scuole, nemmeno quando ho fatto l'università, è sempre stata una cosa che facevo. A un certo punto è arrivato il pallino del doppiaggio, io non so perché, ma a tanti attori arriva a un certo punto questo pallino. Nel mio caso sussisteva fin da bambina, perché io guardavo tantissimi cartoni animati, mi nutrivo proprio di cartoni animati, e non mi capacitavo nella mente di una bambina che queste personaggi animati parlassero, avessero così tanta vita, perché poi tramite la voce uno può dare una marea di sfumature, molto più anche che lo sguardo. E quindi dicevo, ma questi personaggi sono vivi, cioè parlano, camminano, interagiscono. E quando ho capito che erano degli umani dietro a fare questa cosa, già da ragazzina ero impazzita. Poi andando avanti con l'età ho detto, ma magari potrei provare anch'io a farlo. Comunque a convogliare tutto quello che so fare nella recitazione solo nel canale vocale, perché no? E allora ho fatto una scuola e poi, diciamo, più la facevo più mi convincevo che mi piaceva e che volevo almeno provarci. E abbiamo visto intanto che ultimamente sei anche al cinema con sì, il film Jujutsu Kaisen, che, esatto, che siamo andati a vedere. E quindi il cinema è importante. Certo. E quindi hai fatto un personaggio che comunque guarda, non è semplice, ma in realtà si assomiglia un pochettino a diversi di doppiaggio, in realtà, ad altri personaggi che come su One Piece,
ma anche fai post, cioè Certo. sono un pochettino su quel genere. Però posso dire che scegli personaggi un pochettino al di fuori della logica, o che hanno un senso forse non troppo sano mentalmente. No, certo. Allora, diciamo che ogni doppiatore e doppiatrice, credo io, viene associato a un carattere, non nel gergo nostro del doppiaggio li chiamiamo caratteri, più che personaggi, no? Quindi solitamente, che so, un personaggio, una doppiatrice solitamente va bene per ruoli che spiccano per dolcezza, romanticheria, bontà. Altresì è vero che ci sono doppiatrici che invece hanno proprio un impasto vocale e un'attitudine anche che invece si associa più facilmente a donne un pochino più rudi, un po' più camioniste dentro, diciamo. Anche combattenti, anche guerriere, anche, o addirittura donne pazze. Ci sono anche quei rami lì che sono magari un pochino estremi, un po' eccentrici, ma ci sono attrici e attori che hanno proprio nell'impasto vocale quella roba lì, e in più nella loro recitazione la raggiungono molto più facilmente, perché può essere una serie di motivazioni in realtà. Quindi credo che il mio caso non si distacchi da questo paradigma, no? Evidentemente, dopo che ho fatto la prima personaggia, chiamiamolo così, il primo carattere di una donna un po', aggressiva, anche con dei momenti non proprio lucidi, diciamo, no? Comunque improntati all'aggressività e alla durezza anche d'animo, perché spesso sono donne molto dure, che sembra che non abbiano sentimenti. Una volta che mi sono appiccicata lì, c'è questo pensiero che magari io possa sostenere anche altri personaggi che hanno questa caratteristica. E io sono contenta perché a me sono donne che piacciono, che ho sempre ammirato anche quando guardavo io le serie TV piuttosto che gli anime, perciò io sono contentissima che sia questo, diciamo, no, lo stampo di donna che mi è capitato, e spero che la cosa continui anche più avanti. E abbiamo capito che come fan di One Piece, entrare in One Piece penso che sia stato un po' emozionante alla fine. Molto, molto, perché io One Piece leggo il manga, leggevo il manga, lo leggo da 20 anni praticamente, so tutto, me lo guardavo anche da ragazzina con l'anime, quindi è stato un anime che ha fatto parte della mia vita, al di là, come proprio persona che usufruisce dell'anime, lo guardavo anche in giapponese, mi compravo i gadget, quindi al contrario di altri anime un po' più nuovi, One Piece ha fatto proprio parte della mia vita, del mio tessuto sociale quasi, perché ne parlavo tanto con le mie amiche, ci guardavamo insieme le puntate, quindi c'è anche proprio un valore affettivo che si è accresciuto nell'arco di 20 anni alla fine, perché è quello che dura One Piece. Quindi farne parte a un certo punto a livello lavorativo e professionale è stato uno shock. Bellissimo però, ecco, io sono contentissima, chiaramente. E come effettivamente, cioè, tu mi hai confermato prima, quando mi hai detto della voce abbinata al personaggio, lo stesso Sì. Chevrolet mi ha detto, facendogli la domanda, ma esiste la voce bella? In realtà lui mi ha detto, la voce non è bella, ma è adatta al personaggio. Se c'è una persona brutta, incolta, non è che gli puoi mettere una voce raffinata, e Chiaro. chiaramente bisogna scegliere. Io invece ti pongo, da quando è iniziata ad oggi? E soprattutto da post inizio ancora pandemia. Come è cambiato il mondo del doppiaggio? Si è cambiato? Guarda, io ti parlo da persona che ha cominciato relativamente da non molto, perché sono quasi 5 anni che faccio questo lavoro e non sono tantissimi, diciamo, nella media, no? Di chi milita all'interno del doppiaggio. Però ho vissuto comunque un grosso cambiamento, tra la pre e la post pandemia, nel senso che c'era più coesione prima all'interno delle lavorazioni, cioè banalmente potevamo stare in due, tre, quattro, cinque persone insieme all'interno della sala a doppiare, ed era molto più bello, al di là del fatto che ti divertivi di più, era proprio una questione che veniva anche più
più facile fare il prodotto. Cioè, se mi trovavo in sala con il doppiatore che interpretava mio padre all'interno della serie o del film, è chiaro che ci davamo i botta e risposta dentro insieme. Quindi questo faceva sì che anche la scena che stavamo andando a doppiare acquistasse un connotato di realtà aggiuntivo, perché ce lo vivevamo sul momento, un po' come fossimo a teatro, quindi lì non è che puoi sbagliare, cioè o è così, chiaro, nel doppiaggio si può rifare se si sbaglia e tutto quanto, ma il punto era proprio che trovavamo quella naturalità che si trova stando insieme a un collega in sala. Diversamente adesso, siccome è vietato stare insieme in sala, perché può essere che uno dei due, purtroppo non possiamo mai saperlo, sia positivo, asintomatico o comunque non va bene per le norme Covid, ci facciamo tutto separatamente, sperando che poi in fase di post-produzione si capisca che anche se abbiamo parlato separati sembra che stiamo parlando insieme. E questa cosa è un po' triste forse. Comunque i professionisti lo fanno comunque, ma è un po' triste. Io l'ho trovato triste proprio perché ho cominciato sempre con attori in sala con me. Sempre, sempre, sempre. Cioè non ero quasi mai da sola. Che poi per una persona che cominciava come me, capito che avere doppiatori magari un pochino più acclamati e erodati che mi aiutassero anche, mi dessero una mano, per me era una cosa meravigliosa. Io sono in pensiero per i doppiatori che iniziano adesso, che non avranno alcuna guida, almeno per un po', almeno finché l'emergenza Covid non sarà terminata. Vanno lì da soli, sbattuti dentro a fare una scena da soli, sperando che coincida poi con la scena fatta dal doppiatore prima. E quindi questo è un po' triste. Effettivamente mi è ricordato che il famoso giro tondo che si girava intorno al microfono a cercare di... Ognuno aveva la sua battuta, però c'era il giro tondo. In realtà poi recitare con la bocca è un modo, ma bisogna anche dar senso logico al corpo. Quindi abbiamo visto che Alessandro Campagnola, per fare Saitama, metteva la mano sulla guancia per poter dare senso logico. A volte si cammina per cercare l'affanno. Assolutamente sì, si salta, si cammina, si mangia anche. Io ho dovuto mangiare una volta, che era una scena di un pranzo dove... Fermo restando che il mangiare, il senso del mangiare, così come tanti altri gesti, si possono mimare con la bocca, non è che sia impossibile. Di sicuro quando sono scene dove ad esempio il mangiare ha un valore particolare all'interno del film e non si può proprio evitare di metterlo questo verso, di solito addirittura ti forniscono una brioche, un qualcosa in modo che possa essere più reale possibile. Sperando che la brioche non finisca prima della lunghezza della scena, e normalmente finisce molto prima. Quindi brioche. E ti è cambiato? Abbiamo visto che i tempi si stanno riducendo, perché ormai si va così tanto veloce nel tempo di doppiaggio, che ti è capitato di avere la sensazione che tecnicamente è perfetto, però alla fine risulta piatto. Ti è capitato questa... Allora, diciamo che sì, è capitato, solitamente allora la qualità viene molto inseguita da parte dei direttori di doppiaggio, quindi nel momento in cui tecnicamente una cosa è ineccepibile e in teoria potremmo andare avanti per velocizzare le lavorazioni, se si vede che però a livello recitativo non si è centrato il punto, è molto raro che si dica andiamo avanti, perché si cerca tanto, tanto la qualità. Quindi la cosa è, il paradigma è, sì, sei stata brava, tecnicamente hai centrato tutto, il sync è perfetto, ma non sento niente, non sento l'emozione. Quindi, anche se potremmo proseguire, non voglio farlo. Ecco, normalmente succede questo. Sono capitati dei casi in cui invece si andava a manetta e io mi sono anche arrabbiata molto, perché anche al di là del direttore, anche il doppiatore dentro, se è un attore o un'attrice, si accorge quando sta facendo qualcosa che non va tanto bene. Però pensa, c'è un direttore fuori che praticamente è il regista, mi dirà lui, no? Che a questo giro non l'ho fatta tanto bene e dobbiamo rifarla. Io me ne accorgevo che qualcosa non andava, ma comunque il direttore che avevo fuori
preferiva, perché a sua volta bombardato da delle logiche di velocità, no? Come stai dicendo tu, preferiva proseguire perché diceva alla fine va benissimo, quindi non ti preoccupare, vai avanti. Però io ero molto arrabbiata quella volta lì, tanto, tanto arrabbiata, perché poi avevo paura che venisse male la scena solo perché c'era questa logica di velocità. Ecco, mi è successo una volta, ma se succedesse ancora oggi, che ho qualche annetto, micro annetto di esperienza in più, direi no, proprio no. Cioè io mi rifiuto di far andare in onda una cosa del genere. Se possibile, a costo di stare qua mezz'ora in più gratis, io ci sto, però facciamolo bene. Ecco, poi deve essere una scelta di tutto il team, chiaramente. Però veramente ci tengo a precisare che è molto raro che accada questa cosa qui, perché di solito si cerca abbastanza l'ago nel pagliaio, ecco. Nel doppiaggio più che in tantissimi altri rami della recitazione, il doppiaggio è molto puntiglioso, molto pignolo, molto perfezionista e infatti i doppiaggi italiani spesso sono fatti molto bene per questo motivo, perché c'è tanta attenzione. Rispetto al sincro della, ma soprattutto rispetto della forma d'onda, inizialmente si faceva con i videogiochi, perché cioè, adesso comunque va da molte piattaforme hanno questa necessità per far rientrare in tutti i doppiaggi, in tutte le lingue per rispettare. È Esatto. così difficoltoso oppure col tempo poi ci si abitua, ma è ben preciso una cosa fatta bene oppure alla fine lascia il tempo che trova, la sensazione. Allora, è difficoltoso come tante altre novità che puntualmente entrano in questo mondo a seconda appunto dei clienti che cambiano, che diventano non più televisivi ma produzioni streaming e tecnicamente hanno tutti i loro parametri a cui devono stare dietro tutti quanti, quindi all'inizio è sempre difficile adattarsi, però ci si abitua. Oserei dire che è un problema più tecnico, cioè so che per queste dinamiche, più che l'attore che a un certo punto si deve abituare, è un grattacapo per i fonici, per i tecnici, per chi fa la post-produzione, per chi registra, quello è un vero e proprio grattacapo. Almeno da quello che parlo con loro, sento che sono parametri un po' difficili tecnicamente da conciliare. E, che dire, comunque alla fine ci si abitua anche sotto quel punto di vista, presumo io. Però non è il E massimo, ecco. qual è il direttore di doppiaggio? Comunque hanno grande difficoltà, ma abbiamo visto pure anche la sensazione che a volte si entra in sala e in alcuni casi ti dicono: guarda, tu sei oggi un'assassina, il tuo compito che sei questa è a posto. In alcuni casi entra e ti dice: questo è il foglio, ok, queste sono le battute, a posto. E non ti dice anche il Ok. personaggio. È così oppure è una sensazione che non ci si. No. Allora, i direttori sono tanti, tantissimi. A me personalmente non è mai capitato questo scenario. Credo che possa essere capitato ad altri in situazioni magari molto, molto frettolose, come dicevamo prima, no? Cioè, poi ognuno capitano delle cose anche a seconda di quanti anni è che lavora, con chi lavora. Io devo dire che i miei direttori sono sempre stati al limite del pernicioso, cioè, allora, tu stai per fare questo prodotto che è un anime giapponese, una serie TV, un film, tu sei questa qua che addirittura mi raccontano tutta la storia di questa qua. Cioè, magari non è che c'è tutto il film, capito? Questa arriva da metà in poi, però mi dicono tutto quello che è successo nella prima metà del film in modo che io sappia perché lei si comporta in un determinato modo, eccetera, eccetera. Me lo spiegano proprio nel dettaglio, più che il personaggio, proprio il contesto in cui il mio personaggio opera, perché poi il mio personaggio io lo vedo dalle scene, no? Come è fatta. Cioè, loro mi possono dire anche sommariamente, è una cazzuta, oppure è una simpatica, oppure è una romantica. Però sono connotazioni che a me servono fino a un certo punto, a me servono le sfumature e le noto io mentre doppio, senza bisogno che mi dicano vita, morte e miracoli di questa persona, no? Però invece il contesto sono tutti molto, molto precisi. È chiaro che se parliamo, senza sminuire niente, ma se parliamo
dei Pokémon dove ho un personaggio, con tutto l'amore che ho per i Pokémon, a me non serve che mi dicano vita e morte i miracoli dei Pokémon, e il direttore di fatto non lo fa. Ti dice: questi sono i Pokémon, entra e fallo. Cioè, che te devo dire? Anche per primo, perché i Pokémon sono straconosciuti in tutto il mondo. Secondo, perché anche se io arrivassi dal Tibet e gli dico: guarda, io non conosco i Pokémon, mi devi spiegare tutto, probabilmente mi dice: ascolta, cosa vuoi che ti spieghi? Ci sono dei mostriciattoli che escono da una sfera, vai dentro e veditelo. Boh, perché come spessore psicologico, i Pokémon non raggiunge delle soglie, no? Dove la recitazione, l'interpretazione, la psicologia proprio deve essere forte. Diversamente, per Jujutsu Kaisen c'è stata tutta una costruzione psicologica non indifferente, chiaramente, perché è un anime, ma è praticamente alla stregua di un film, di una serie TV. Lo stesso dicasi per tanti altri prodotti, serie, ecco, le serie normalmente no, viene data molta attenzione. Però io sono d'accordo con i direttori che quando hanno per le mani un cartone animato anche prescolare, no? Per bambini, che mi devi dire, che ci dobbiamo raccontare. Cioè, vediamoci insieme una puntata e lo capiamo insieme com'è questo cartone. Non c'è bisogno che mezz'ora la spendiamo, no? In cose di quel genere lì. Ecco, soltanto questo, c'è una netta distinzione tra tutti i prodotti. Ma quando sono prodotti importanti, a me non è mai capitato che sorvolassero, ecco. C'è stato sempre molto, molta attenzione al dettaglio. Per fortuna, tra l'altro. E invece, se ti ricordi, l'emozione che hai provato la prima volta, che in realtà ti sei messo sul leggio, hai avuto questa luce avanti, lo schermo davanti, e hai fatto la tua prima, la tua prima traccia, la tua prima battuta. Qual è stata l'emozione o la sensazione di questa emozione? Allora, all'inizio io volevo morire. Nel senso che sono entrata e ho detto: adesso svengo o vomito tutto, perché ero lì lì per vomitare tutto, svenire, morire, un miscuglio di cose molto, molto brutte in realtà. E poi però, una volta che si comincia, boh, almeno per me basta, non ho più pensato a nulla, mi si è svuotata la mente e ho fatto. E allora lì mi sentivo molto sicura, no, perché non si è quasi mai sicuri, ma molto libera, molto, molto che respiravo, che ero leggera. Quello sì, quello sì. Cioè mi piaceva, quindi ero felice di farlo, ero leggerissima, ecco. Però l'impatto iniziale è stato molto brusco, ecco, perché avevo paura. Come credo tutti quelli che hanno avuto a che fare la primissima volta con tutta questa situazione. E io poi ho avuto un insegnante meraviglioso di doppiaggio che è Aldo Stella, che lui ci ha allenato tanto alla sensazione da sala. Cioè anche il corso lui l'ha fatto in una sala di doppiaggio, quindi di fatto noi eravamo tanto preparati a tutti gli oggetti, no? Alla grandezza delle stanze, che è molto, molto ridotta, ovviamente, al fatto di essere da soli nel buio, a come gestire il copione, che non è per niente facile all'inizio, proprio per niente. E quindi quando mi sono capitata nelle prime sale di doppiaggio, io già ero abituata perché ci ha tanto allenato proprio al mondo del lavoro. Certo è che poi ero con persone sconosciute. Lavoro alla fine non era più la scuola, era proprio lavoro. Produzioni importanti, magari, no? E quindi io stavo per morire, ma veramente per morire. Poi, come ti ho detto, basta lasciare andare, come va, va. E invece il bel consiglio che ti ha dato qualche collega che sta lì, che accanto ci ha avuto grandi doppiatori, lì accanto che ti hanno dato un consiglio a quel punto, a fine seduta o inizio seduta, che consiglio ti hanno dato che ti ha anche poi fatto piacere perché nel tempo te lo sei portato dietro, perché in realtà è stato molto utile. Guarda, innumerevoli, innumerevoli, perché quando si inizia, si è comunque acerbi, insicuri, magari si ha tanto talento o si capisce che è la propria strada, però tecnicamente ci sono ancora tante cose, come in ogni lavoro d'altronde, no? Si inizia che si è un po' incapaci per forza di cose,
lì servono dei mentori. Ecco, io ho avuto innumerevoli consigli, cioè all'inizio le facevo tutte tipo, tutte un po' sospirate, perché funzionava di fatto, comunque funziona questa roba qui, ma se c'è sempre sta carica emotiva che molto spesso non serve. Cioè, specialmente sui film, cioè gli attori sono molto normali, no? È inutile che se una dice, ehi ciao, mi vai a prendere le patatine? Io la faccio con, ehi ciao, mi vai a prendere le patatine? Sì, ok, l'ho drammatizzata un sacco, ma poi quando lo vedi dici, madonna che schifo. Ecco, io perché lo facevo? Perché è un po' come paraculata, no? Sapevo che funzionava, sapevo che era accettata, però non era il massimo della vita. E quindi i direttori che magari vedevano in me almeno un margine di miglioramento, mi consigliavano di asciugare, si dice asciugare nel gergo del doppiaggio, no? Asciuga, asciuga, tira via tutto, lascia proprio la base, ecco, nel senso, stai molto indietro, non esagerare poi di fatto. Questo è stato forse il consiglio più enorme che mi sia stato mai dato, perché poi ce ne sono stati tanti altri, tecnicamente parlando, no? Anche il movimento, quello che mi dicevi tu, io prima doppiavo così, ciao, bah, cioè rigida, ferma. Ma se il personaggio sta correndo, sta urlando, sta faticando, io non posso permettermi di stare ferma. E anche questo mi è stato detto, bello, papale, papale, cioè corri, agitati, suda, sbraccia, urla. E il risultato è da così a così, completamente diverso. Quindi questi sono consigli che mi sono stati dati, che mi hanno comunque salvato, ecco. Infatti io stessa. Se vedo, che so, giovanissimissimissimi doppiatori che fanno come facevo io, glielo dico perché su di me ha funzionato. Io ancora oggi ringrazio quei consigli e quindi spero che poi possano servire anche ad altri. Ti è capitato che mentre stai da qualche parte c'è qualcuno che girandosi ti riguarda e ti chiama col nome del personaggio? Sì, mi è capitato. Mi è capitato. E dopo avermi chiamato anche, che so, magari quando sono alle fiere, no? Dei comics, alcuni mi chiamano col nome del personaggio che a loro piace. Magari la cosa inquietante è che poi mi trovano anche su Instagram piuttosto che i canali social e mi continuano a chiamare col nome del personaggio. E io sono un po' inquieta, perché poi dico, guarda, nel senso che è bellissimo che abbiano questo grande amore per i personaggi che doppio, però comunque credo sia importante anche fare una distinzione tra l'artista e il personaggio. E quindi dico, guarda, che bello che ti piaccia, che so, Maki di Fire Force, ti faccio volentieri un audio se vuoi, ricorda solo che mi chiamo Elisa. E la butto un po' sul ridere, no? Qualche emoticon. E loro Niente. però perseguitano, purtroppo perseverano, continuano a chiamarmi col nome del personaggio anche molto tempo dopo e io a quel punto niente, getto le armi perché evidentemente è il loro modo di interfacciarsi con me e che devo fare? Niente. Mi ricordi tanto una situazione che è successa all'attrice della moglie di Fantozzi nei primi due film, che smise di fare il film di Fantozzi e tutti. Nel tempo, a un certo punto, gli hanno chiesto: ma perché hai smesso di fare il film Fantozzi? Perché hai detto: io sono un'attrice. Ma quando entravo in teatro, in uno spettacolo, tutti mi chiamavano Pina. Eh no, non va E bene. allora abbinavano esclusivamente al personaggio alla persona. E in questo caso anche te sei abbinata. E un'altra cosa, l'emozione di salire la prima volta sul palco, perché tu hai recitato. Qual è stata la prima sensazione? Come alcuni cantanti ci dicono, quando voglio salgo sul palco, prima la sensazione che ho è quella di dire dove vado, ma poi quando si apre la quarta platea, davanti hai persone che inizialmente sono in silenzio, ma poi ridono, piangono, ti emettono quell'energia, emanano quell'energia con il sorriso, con il pianto, anche col silenzio. Che sensazione provi? Assolutamente. Guarda, allora la sensazione in realtà è molto simile a quella che ho provato col doppiaggio la prima volta, cioè stai per salire sul palco e dici vomiterò o sul pubblico oppure morirò e sverrò lì davanti a tutti. Proprio quello sempre, ad ogni spettacolo, non importa quanto uno è rodato, certo, magari al 15° spettacolo
non svieni più, però non stai benissimo. Questo lo posso garantire, e gli attori che dicono il contrario mentono. Però poi quando sei sopra è la stessa cosa, ti si svuota tutto, cioè tutta l'energia va da altre parti che non è più quell'emozione lì un po' d'ansia, da prestazione, va proprio nell'energia interpretativa, ti dimentichi tutto, ti si svuota tutto, e vedere il pubblico che reagisce live alle cose che fai e che dici è pazzesco, è una cosa impagabile che purtroppo nel doppiaggio non esiste. Nel doppiaggio esiste dopo, però c'è comunque una reazione, no? Ma nel teatro, che è una cosa in tempo reale, è una roba pazzesca. Più che altro perché sai che veramente stanno, c'è una grande attenzione nei confronti di tutto il lavoro che hai fatto e di cui in quella serata lì stai dimostrando quanto hai lavorato, quanto hai fatto, quanto gli hai voluto garantire questo spettacolo. E loro, reagendo, che sia drammatico, quindi piangendo, che sia comico, quindi ridendo a crepapelle, è una enorme soddisfazione. Ecco, cioè almeno sai che hai fatto qualcosa di estremamente utile. O fosse anche che è uno spettacolo neutro e la gente comunque ti fissa, ti guarda. Questa è una cosa meravigliosa. Infatti il teatro io non potrei mai rinunciare per questo aspetto che manca da tante altre parti. Doppiaggio compreso, purtroppo. Però è abbastanza impagabile, ecco, quello che succede sul palcoscenico. E intanto abbiamo... Tra pochettino, se non dispiace, ci riconnettiamo con lo stesso link, perché Zoom non ho la versione a pagamento, chiaramente. E, qual è quel collega che stai accanto e che in realtà l'hai sentita la voce dei tuoi personaggi che hai nato, che quando ti sei girato in realtà hai detto è lui, la voce, è lui. Però hai capito, il tuo sorrisino è quello di dire è bello perché mi piace sentire la tua voce, ma poi l'abbinato come quegli altri fan, l'abbini al personaggio che hanno fatto. Ci sta certo. Qualcuno in particolare? Ma in realtà è difficile da dire, perché ormai con questi colleghi io, cioè, ho anche proprio un rapporto di amicizia. Quindi non c'è neanche più tanto quella cosa di dire oh mio Dio, è quel collega lì, aiuto. C'era prima, quello sì. Però ecco, se dovessi pensare ancora a una persona che mi scatena quelle cose lì, nonostante io ci lavori molto con lui, è Patrizio Prata, alias Voce di Zorro e voce di innumerevoli altri personaggi, ma dico Zorro solo perché sicuramente è fenomenale, ecco, il suo Zorro. Lui, siccome è stato un professionista su cui io mi sono basata tanto per iniziare a lavorare, no? Nel senso, lui era uno di quelli cosiddetti punti di riferimento. Smaniavo all'idea di incontrarlo, ma poi mi sono anche detto magari un giorno ci lavoro anche, ma non credo. E invece poi quando ho iniziato a lavorarci, per carità, è nato un bellissimo rapporto, però ancora oggi mi sembra strano, mi sembra incredibile sentirci insieme su una cosa, no? Parlarci, cioè, boh, ancora oggi devo forse capacitarmi. E invece le domande più strane che ti hanno fatto ai comics, i ragazzi che ti trovi davanti, ci sono domande particolari, oppure domande che ti hanno effettivamente dato un'emozione diversa perché ti hanno dato uno stimolo e forse neanche ti aspettavi che ti facessero? Guarda, alcune domande sono molto intelligenti da parte dei fan, a partire da, ad esempio, come hai fatto a entrare nel personaggio, che processo hai seguito, e spesso io non lo so. Cioè, nel mio caso, ma nel caso di tantissimi attori, il processo è abbastanza naturale, no? Spontaneo. Non è che non abbiamo tempo di metterci tutti dei microchip in testa per capire come entrare nel personaggio, non c'è materialmente tempo. E quindi deve essere una cosa molto istantanea. Però di fatto c'è un processo per entrare nel personaggio, altrimenti non potremmo doppiarlo così. Quindi quando mi chiedono questa cosa, mi costringono a pensarci seriamente.
E quindi sono domande fighissime, ecco, che poi da parte di fan, magari giovanissimi, mi trovo spiazzata perché dico aiuto, non so rispondergli, sono più intelligenti di me e quindi faccio un po' fatica a recuperare tutte delle informazioni che loro sono lì così, con gli occhi che brillano, che aspettano e dico dunque, da dove posso cominciare? E piano piano recupero un'idea di processo mentale che loro amano sentirlo perché credo che molti di loro vorrebbero fare i doppiatori, no? Anzi, altre domande molto belle che mi vengono fatte sono dagli aspiranti doppiatori, proprio perché penso che loro vogliano già mettersi un po' nell'idea di cosa succede quando hai davanti un personaggio e ti ci devi immedesimare abbastanza presto. E le domande più strane che mi fanno riguardano molto spesso, i rapporti che ho con i miei colleghi, no? E questa cosa io la trovo un po' inquietante perché non è che c'entri qualcosa il mio rapporto col collega, cioè a volte mi chiedono, ma anche se fai questo personaggio, di la verità, avresti voluto l'altro perché parla di più. Ma no, ma assolutamente no. E invece sì, e poi mi dicono pure, ma ad esempio, quando vedi che le tue colleghe fanno, che so, le protagoniste. E tu invece sei la cattiva. Ecco, ti brucia, vero, che l'altra fa la protagonista? E nella vita reale come la vedi questa persona? Io dico, ragazzi, alt! Cioè, non funziona così, non è che è una lotta all'ultimo sangue fin da che apriamo gli occhi la mattina. A lei è andata la protagonista perché c'ha quella voce lì, perché è giusta, ma io voglio la cattiva comunque tutta la vita, nel senso, meno male che faccio la cattiva. Ecco, è un po' più, Ti secondo me fermo un sono più secondo. interessanti. Io ti aggiungo una piccola particolarità. Davanti tu ci hai detto, su questi piccoli fan, che con gli occhi brillano perché sentono la voce del personaggio che amano. Però tu hai Sì. visto, tu mi hai detto che gli occhi gli brillano, però a volte loro ti guardano, ti vorrebbero fare tante milioni di domande e poi dopo con la voce ti fanno la domanda più banale, ma tu in realtà vedi che negli occhi vorrebbero chiederti tantissime altre cose. A quel punto, vedendo quegli occhi, che sensazione ti dà? È molto bella perché anch'io da ragazzina andavo a stalkerare i doppiatori alle fiere e loro non lo sapranno mai, ovviamente, non dirò mai i nomi. E io quando li trovavo lì, che facevano gli autografi, le foto, gli audio, cioè ero emozionatissima, non riuscivo neanche a guardarli negli occhi. E oggi io vedo delle ragazzine soprattutto. Che fanno la stessa cosa, cioè mi guardano quasi con che gli trema la mano, no? Piuttosto che non riescono a guardarmi negli occhi, come facevo io. Quindi in realtà in quei casi io mi impegno a fargli capire che anche se loro non ci credono, siamo sulla stessa barca e che possono stare tranquille. Che sicuro non mangio e che anzi io sono molto felice se loro amano gli anime che faccio, i personaggi che faccio e a quel punto magari si sciolgono un pochino, ecco. Però no, è molto bello perché si vede che hanno una passione proprio per questo settore, al di là di me in quel momento o del mio personaggio. A loro piace proprio l'idea del doppiaggio, no? Di una persona che sta dietro ai loro idoli, che poi è quello che piaceva a me e che mi ha convinto a fare questo mestiere. Quindi è molto bello. È molto bello e speriamo che vadano avanti così, cioè che alle fiere sia sempre popolatissima la questione doppiaggio, cioè quando mettono tre doppiatori in fila c'è il delirio. Ed è una bellissima cosa perché vuol dire che viene ascoltata, che c'è attenzione. E poi vederli così emozionati, che dire, vuol dire che magari un lavoro buono è stato fatto, perché se no sarebbero schifati, quindi meglio così. Miglior doppiatrice, animazione. Elisa Giorgio per Alexandra Tris in Tris. Devo ammetterlo, le circostanze mi hanno incuriosita molto. Rune antiche, fattura grezza, è un rituale sacrificale. La domanda è chi ucciderebbe un fantasma e perché?
Letizia Scifoni per V in Arcane. Lei diceva sempre: sono una lumaca con la bava velenosa. E io rispondevo: e io un granchio mangio lumache con spuntoni affilati. Giulia Maniglio per Rico in Made in Abyss. Oggi troverò tantissima roba scavando, sono sicura! Così tanta, ma così tanta che anche Lida si stupirà e non avrà più niente da dire! Veronica Puccio per Raya in Raya e l'ultimo drago. Frena, 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 hai toccato il pezzo di gemma e ti ha dato dei poteri. Sai cosa vuol dire, vero? Sei ancora connessa alla magia della gemma e quindi puoi usarla per salvare il mondo. Se trovassimo tutti i pezzi di gemma, potresti unirli e spazzare via il Groon! Giada Bonanomi per Tamaki Kotatsu in Fire Force. Mi creda, farò qualunque cosa. Mi dica che non è vero. Mi dica che non stava creando gli incendiati artificialmente, la prego! Non ci posso credere, io l'adoravo, tenente Rekka! Elisabetta è la musa d'oro, va a... La motivazione è che la voce femminile in un prodotto di animazione rende i personaggi allegri, tristi, fragili o forti nelle azioni che compiono, fotogramma dopo fotogramma. Si trasforma a seconda delle situazioni e nel caso di animazione giapponese con la difficoltà aggiunta di rendere culturalmente tale interpretazione. E a questo punto posso dire che la musa d'oro è stata assegnata a Elisa Giorgio. Complimenti, benvenuta Elisa, benvenuta. Complimenti. Accomodati, prego. Un secondo. Grazie. Grazie Elisabetta, grazie. Buongiorno a tutti. Te l'aspettavi? Onestamente no. Perché, scusate, sono veramente fuori di me dall'emozione per essere qui. A questo punto io credo un attimo di dover gestire la cosa. Dal momento che questo premio mi arriva per la sezione animazione, io posso solo dire alla giuria, al pubblico che mi ha votato da casa e a tutta l'organizzazione che è qua, un grazie enorme, perché come molti di voi che sono qui oggi, l'animazione per me ha significato una luce molto importante nel corso della mia vita, soprattutto quando ero una ragazzina. Ha portato tanta luce in periodi molto difficili, mi ha protetta, mi ha tutelata e mi sento di dire anche che mi ha amata, perché quando una cosa ti fa stare così bene senza chiederti nulla in cambio, è perché ti ama. E io oggi con questo premio sento di aver finalmente ricambiato nei confronti dell'animazione giapponese, americana, 2D, 3D, tutto quello che l'animazione mi ha dato in questi 30 anni. E quindi sì, avete grazie. Fatto in modo che io ricambiassi questa relazione di lunga data. E ci ho messo un po', però alla fine ce l'ho fatta. E quindi per me è una grande emozione. Io ringrazio tutti voi che mi avete votato, la giuria che mi ha portato qui, James, Anime Click, tutti quanti siete fantastici. Grazie. Elisa Giorgio, grazie mille. Complimenti, grazie mille. Elisa. Allora, puoi raggiungere Radio Cigliano. Alessio, c'è stata ultimamente una premiazione di voci animate. Sì. E quindi hai fatto parte anche lì, sei rientrata in voci animate. Salire al palco, vedere dei colleghi davanti che premiano dei colleghi. Esatto. È stato sicuramente bello riconoscere, sì, sì. Avere questo premio.
È stato bellissimo. Io stavo morendo di ansia perché comunque è la mia prima premiazione. E, davanti a colleghi, insomma, di tutto rispetto, che io ammiro da tanto tempo. E tra l'altro eravamo premiati, saremmo stati, penso, una decina, più o meno, per ogni categoria. E io speravo, insomma, di vedere un po' come funzionasse, no? Tutta la situazione, palco, ritiro del premio, momento radio, momento presentatore. E ovviamente, mentre penso, che bello, tanto io lo farò dopo, vedo loro come fanno, arriva la persona addetta del palcoscenico che mi dice, oh, preparati, tu sei la prima. Bene. Io ho detto, no, non sono la prima, stai mentendo. E lui, no, e su, tirati su. Cioè, io non ti so dire che cosa ho pensato in quel momento. Ho pensato di scappare. Ho detto, adesso mi faccio largo, supero le transenne, butto giù tutti, sgomito tra la folla e me ne vado, sparisco. Insomma, nel momento in cui mi hanno consegnato il premio ero felice, quindi per carità, poi va via tutto, con calma, va via tutto. Noi eravamo collegati tramite streaming, tramite la diretta di Radio Cigliano. Ecco, sì, di Radio Cigliano. Sì, Cigliano lo conosciamo, l'abbiamo anche intervistato, quindi mi si è aperta una finestra. Aspetta, ecco, l'abbiamo conosciuto. Un consiglio che daresti a un ragazzo, perché abbiamo capito che comunque un pochettino già dalla prima, dall'inizio della pandemia, prima della pandemia, già era difficile entrare nelle sale per problemi di diritti, copyright. Assolutamente. E a un ragazzo che vorrebbe fare il doppiatore, lo chiamiamo doppiatore perché... Doppiatore, sì. Quali consigli daresti, visto che non è più facile assistere a una seduta di doppiaggio, o almeno se non sei proprio fortunata al massimo e ti capita quella giornata, Natale e Capodanno messi insieme, è impossibile entrare nella sala. Che consiglieri daresti ai ragazzi? È difficile in effetti, perché io i consigli sarebbero quelli di trovare intanto la sala che fa assistere comunque ai turni, che ci sono. Ci sono, non sono tantissime, ma cercando un po', mandando delle email, si trovano questi posti che a un certo punto ti dicono sì, vieni pure. Cercare intanto quelli, e quando sono dentro essere molto educati, cosa che purtroppo mi duole dirlo perché non mi piace dirlo, ma è l'assoluta verità, sono tanto maleducati i ragazzi che entrano a guardare i turni di doppiaggio e che cercano di avere provini. Forse perché credono che insistendo tanto piuttosto che imponendosi ottengano qualcosa, in realtà ottengono tutto il contrario. Quindi io suggerisco basso profilo, grande educazione, stare assolutamente a quello che dice il direttore, cioè se vedete un direttore che può farvi un provino, ma in quel momento non riesce a farvelo perché deve andare a fare l'aperitivo, assolutamente sì. Cioè, ok, grazie comunque, se posso tornare... che normalmente ti dice certo che puoi tornare quando vuoi. Quindi continuare ad andare in questi pochi studi che ancora consentono di farlo, che saranno veramente pochissimi, però non sono zero, meglio di niente, e quando si è dentro lì, bazzicare, insomma, parlare proprio con le persone, parlare con i direttori in persona e farsi conoscere così. Purtroppo non ci sono veramente altri modi, o contattarli, insomma, in qualche modo, sicuramente con delle le piattaforme che ci sono adesso, magari qualcuno è più disponibile di altri anche a rispondere, no? Provare di sicuro a stare trovare il contatto con la persona, più che con lo studio, perché poi è la persona che fa i provini, è la persona che conosce le persone, è la persona che sceglie chi mettere nei lavori. Quindi io consiglio questo. Non è facile, è un percorso arduo. Lo era già prima del Covid, quindi io posso solo immaginare che lo sia anche adesso. Quindi forza e coraggio, però niente abbattimenti e tanta educazione. Questo mi raccomando veramente, perché è facile cadere in questo tranello. Quindi questo sì. E io intanto ti ringrazio. Grazie a te. Perché mi hai...
mi ha raccontato un'altra visione del mondo del doppiaggio, perché noi stiamo girando, appunto, dicevo, con tanti personaggi per cercare di raccogliere, abbiamo fatto anche dialoghisti, direttore del doppiaggio, perché bello. Il dialoghista ha una grande difficoltà. Anzi, a proposito, ti è capitato anche il cui, esempio, come nel turco si dice spesso volentieri la 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 la, in inglese oh my god, che poi in realtà quando ci sono delle battute che il personaggio la fa in realtà labiale, ma nel copione, nella traduzione, non c'è. Questa sensazione che poi si vede questa... Voi cercate di allungare un pochettino la voce, ti è capitato mai questa cosa? Sì, nel senso che la traduzione poi è diversa dall'originale, questo intendi? Sì, anche questa, sì. Sì, assolutamente. Anche perché in Italia vigono delle forme di... ammorbidimento delle parole... Non dirò censura, ma comunque un sfoltire molto le parole per renderle socialmente accettabili da tutti. Siamo un paese un po' schiavo di questa roba qua. E quindi a volte in originale è anche molto più aggressivo, no? E magari in Italia non possiamo dire certe cose. E quindi il dialoghista, l'adattatore, il traduttore si adoperano affinché in sala di doppiaggio l'adattamento, il copione arrivi corretto in questo senso, proprio in senso sociologico. A me è capitato proprio l'altro giorno un videogame dove in originale la ragazza che doppiavo diceva proprio che pippe che siete! Cioè dice una parola in inglese, che se non sbaglio è chumps, che significa letteralmente pippe. Ok, che parliamoci chiaro, non è che dobbiamo pensare per forza a dei riferimenti volgari o okay. Che si dice quotidianamente, sei un po' una pippa, ma anche amichevolmente, no? E io però ho dovuto dire siete scarsi o siete incapaci, adesso non mi ricordo, perché pippa non si può dire. E mi chiedo, ma perché? Lo dice anche in originale. E poi è divertente durante un videogioco, mentre giochi, no? Che ci sono i giochini, tipo così. Dice, ah, che pippa! E era tra l'altro in linea col personaggio, perché quella che faccio io è molto così, è molto scazzata, no? E, no, non si può fare. Il rapporto con i videogiochi a questo punto, visto che hai fatto i videogiochi, il rapporto di, oltre che a doppiarli, ma il rapporto proprio con i videogiochi, il tuo com'è? È stato patologico. Nel senso che giocavo ore e notti intere in passato, ho giocato veramente tantissimo, tantissimo, non saprei neanche quantificare quanto nella mia vita, credo di aver bruciato la PlayStation che avevo e ad oggi amo bruciare la mia Nintendo Switch, però oggi gioco molto meno per questioni insomma legate alla crescita, alla vita, alle responsabilità, no? Di una persona adulta, però ammetto che quando ho un po' di tempo libero o una domenica sono in casa a fare nulla, io mi metto a giocare. Cioè è sempre stato un hobby. Diciamo che quello che mi ha flashato è stato Final Fantasy, tutta la saga di Final Fantasy. Cercavo di giocarli tutti e tutti al massimo possibile. E poi sono arrivati tutti gli altri, cioè una valanga di giochi a cui io non ho mai tanto rinunciato, ecco, mi piacevano tutti, fuorché i giochi online, ecco, i giochi online tipo LOL, tipo World of Warcraft, non sono mai riuscita, mi sono sempre piaciuti quelli individuali, però ho giocato tantissimo, quindi oggi per me anche il videogioco è bellissimo farlo. È un po' particolare perché non c'è il video, però ti senti nel videogioco, ecco, quindi questo è già una cosa bellissima, per quel che mi riguarda almeno. Intanto allora... Beh, intanto allora vi saluto normalmente con la mia voce e grazie mille per avermi ascoltata, spero che comunque tutto quello che ho detto, soprattutto sotto il profilo dei consigli, sia utile. Io insomma spero di aiutare qualcuno anche soltanto con le parole, che a volte inaspettatamente può succedere. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.
Scusa? Chi hai chiamato, Gorilla Ciclope?